La sperimentazione andrà avanti fino al 31 luglio proprio perché i dati che abbiamo visto in questi 4 mesi sono in costante crescita, quindi è interessante capire quanto può ancora crescere. Non siamo ancora arrivati a valutare il pieno potenziale di questa iniziativa, quindi andremo avanti ancora 4 mesi fino al 31 luglio di quest'anno. Nel complesso abbiamo un incremento del 18% dei passeggeri nella metropolitana, cioè nelle fasce di gratuità, e abbiamo negli impianti verticali un incremento di ben oltre il 30%, quindi un forte gradimento di questa iniziativa, con una certa differenziazione tra giorni feriali e giorni festivi, in quanto nei giorni feriali è lievemente più basso, nei giorni festivi invece c'è proprio una crescita forte di questo dato. Nei verticali arriviamo a quello del 50% di incremento dell'utilizzo. L'obiettivo dei numeri veramente ottimi, oltre ogni risultato che poteva essere previsto, i cittadini hanno risposto in maniera importante a questa sperimentazione e quindi andremo a proseguire fino a fine luglio con questa sperimentazione che è la prima in Italia e che ha dimostrato come i cittadini abbiano apprezzato questo progetto dell'amministrazione. Abbiamo avuto dei numeri importanti, un incremento sugli impianti verticali, sulla metropolitana. Il nostro progetto va avanti e puntiamo ad avere un servizio di trasporto pubblico totalmente gratuito.